molto spesso i tempi dell'adeguamento del prodotto e dell'offerta da parte dei produttori sono complessi e ovviamente non sono veloci come quelli del mercato, e quindi serve una gestione collaborativa che remuneri almeno i costi di produzione fino a quando ovviamente il rapporto tra domanda e offerta non si equilibra. Racconta così il governatore Michele Emiliano la sottoscrizione del protocollo per la filiera ortofrutticola pugliese tra regione, organizzazioni di categoria e delegati delle principali reti della grande distribuzione attivi sul territorio. Vale 90.000 ettari di superficie coltivata per ortaggi, 80.000 per la frutta, in vetta al podio nazionale tracciato da Ismea. L'intesa ha la forma di un'asticella, permetterà la copertura dei costi di produzione dei prodotti agricoli per evitare che, come è accaduto in passato con l'oro rosso delle ciliegie, gli agricoltori si ritrovino al bivio tra raccogliere il prodotto o in alternativa vedere i costi travolgere i guadagni. La regione metterà mano a una iniziativa forte condivisa con loro che va verso nuove cultivar, nuovi sistemi di impianto, agricoltura di precisione, e quindi c'è un principio di corresponsabilizzazione molto importante, molto serio. Per la prima volta si stabilisce il prezzo equo, un giusto riconoscimento alle produzioni agricole. Sempre più spesso notiamo la differenza fra il prezzo che paga il consumatore quando acquista i prodotti e quanto viene riconosciuto invece alla produzione stessa. Sicuramente è una lettera di intenti con la quale la filiera può riconoscersi intorno a un percorso. Del resto la filiera oggi non può più non dialogare. La filiera che va dalla distribuzione, dal consumatore fino al produttore, non può oggi non avere un fil rouge comune.